Qua vediamo alpaca e lama che degustano del fieno. C'hanno anche una bella capanna, una bella tenda. Ciao lama! Vediamo un'alpaca che degusta del mancino. Qua ci sono le renne, ne vediamo una a degustare del cibo, non si vede molto bene. Tra l'altro erano già diversi anni che non vedevo una renna dal vivo, l'ultima che avevo vista è stata nel 2014, quindi 9 anni senza renne, ragazzi, è stato veramente un piacere rivederle. Tra l'altro hanno pure avuto un piccolo, che è veramente bello. E devo dire, la renna è stata un'aggiunta veramente interessante e anche molto azzeccata alla Fattoria dei Mondi. Qua ci sono le cavie e qua ci sono le galline. Galline morosete. Belle. Ah, ci sono anche con le cavie. Sono pure gli uccellini. Di qua invece vediamo i pony che anche loro degustano il fieno. Di là c'è una zona che non sapevo ci fosse. Intrigante, vado a darci un'occhiata. Qui vediamo i pony che degustano del fieno e anche dell'acqua. Ci sono i cani della prateria, guardate che belli che sono. Ci sono anche le cupole per vederli. Tanto anche loro sgranocchiano qualcosa. Carini. Per chiunque fosse interessato all'Extra Experience con loro, arriverà nella parte 6. Vediamo qua gli amici Wallaby. Passiamo poi agli amici dromedari. E là ci sono i boi dei Watussi e gli asinelli della Somalia, non mi ricordo mai come si pronuncia. E là c'è un altro dromedario. In questo grande habitat convivono 3 specie, il dromedario, il boi dei Watussi e l'asino della Somalia. I dromedari sono 2 maschi, mentre i boi dei Watussi sono una coppia e un piccolo. Gli asinelli invece sono un maschio, 2 femmine e un piccolo, e l'habitat è veramente bello, veramente molto bello. Loro sono le pecore e le capre che si trovano dietro la zona asiatica. Sì, lo so che non fanno parte della Fattoria dei Mondi, ma essendo animali da fattoria ho deciso di includerli in questa parte 2.